Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E tantissime anche oggi le richieste di intervento giunte ai centralini dei Vigili del Fuoco. Sentiamo Gianluca Pasqua. Quindi Santa Maria del Cielo, località Valle. Valle. C'è già stato un incendio, diciamo, già in atto da 3 giorni, è ripreso. Ma in che comune state chiamando? Sì, stiamo arrivando. Vabbè, signor, un po' di, un po' di pazienza. Il comune? Ho capito, mi hanno chiamato. Ad ogni trillo del telefono, nella sala operativa dei Vigili del Fuoco di Cosenza, corrisponde una situazione di pericolo e un intervento sul territorio. Sono 3 gli operatori che, H24, rispondono ai cittadini, prendono in carico le richieste d'aiuto, individuano le località dove i colleghi dovranno intervenire, spesso zone impervie, difficilmente raggiungibili. Parlano con le persone in difficoltà, tentando di tranquillizzarle e spiegando che la situazione di emergenza che sta vivendo la regione crea difficoltà a chi deve intervenire nel modo più veloce possibile e nello stesso tempo individuare le situazioni più a rischio per l'incolumità delle persone. Intanto, per capire la gravità del fenomeno, basti pensare che in un solo mese, in Italia, è andata in fumo la stessa superficie bruciata nell'intero 2016 e che la Calabria è tra le regioni più colpite. Mese di giugno abbiamo fatto, solo nel mese di giugno, circa 900 incendi boschivi. Nei primi 10 giorni di luglio, anche perché ovviamente adesso i numeri si stanno elevando, siamo già a circa 400 interventi boschivi. Quindi capite benissimo la macchina del soccorso, come è messa a dura prova. Se non rispondiamo è perché ovviamente siamo oberati da questa mole di telefonate che arrivano. Ieri hanno perso la vita 2 persone, tra San Pietro in Guarano e Cessaniti, che hanno tentato di difendere la vita ai propri familiari e le loro case. Altre famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per mettersi in salvo. Ogni giorno sono più di 100 i luoghi che interessano il territorio regionale, con la provincia di Cosenza che è in cima a questa drammatica graduatoria che porta paura, distruzione e morte. Ogni giorno in media 3 Canadair solcano i cieli calabresi, coadiuvati agli elicotteri antincendio, ma si fatica a contrastare un nemico che attacca su più fronti ed è spinto e aiutato dal caldo, dal vento e forse dalla mano dell'uomo, nonostante stiano arrivando i rinforzi richiesti. Proprio per queste criticità degli ultimi giorni, proprio questa notte sono arrivate anche personale e mezzi da fuori regione, in particolare da Ascoli Piceno, per cui abbiamo uomini e mezzi che stanno collaborando presso il nostro comando. Noi abbiamo circa 14 squadre oggi sul territorio, in più abbiamo la direzione per le operazioni di soccorso, i cosiddetti DOS, per effettuare i lanci dei Canadair.